buongiorno, grazie Ivan, grazie, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io boh, non lo so perché continuo a seguire queste conferenze, guarda. Ah, continuiamo stasera, De Cuori, assolutamente sì. Grazie mille a Damnesio per i 9 mesi. Buongiorno Gattone, finalmente sono nato, ho visto l'evento, mi potrebbe fare una benedizione per la mia sessione estiva. Tantissimi auguri a lei e grazie mille. Grazie a Pipino Tucche, siamo 17, come la sfiga tutta proprio. Quindi chiedo una benedizione contro la sfiga e tanti auguri contro la sfiga. No, ma non è questione di conferenze che supera la mezzanotte, perché abbiamo guardato. Cos'è che è stato? Coso? Che troia. Lo State of Play. Lo State of Play era tardi, però. Cioè, ne valsa la pena seguire lo State of Play l'altro dì. Poi le cose più interessanti non le hanno fatte vedere, ma va bene, dai, va bene lo State of Play. Xbox veramente bello, 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 bello. E ho letto lamentele anche di quello, è incredibile. Ci sono grandissimi assenti in Xbox, questo è verissimo ed è indubbio, però cazzo, tutta la carrellata di titoli che c'è stata, degna di nota. Il Mosca, grazie per i 56 mesi. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Mi fa dire che questo 3D Sixon non ha nessuna data. Microsoft ha confermato che esce entro 12 mesi. Grazie a Trige per la sub. Come siamo col counter? Dai che sale, dai che sale. Adesso non voglio dispingere però. Cioè, il treno, salite sul treno. Sono stanco, scusatemi. Zack, è lunedì. Supereremo anche questa, sì. Tu devi essere Possono Igor. No, considerarsi si grandi pronuncia assenti? Beh, Igor. allora, anche se sappiamo un po' com'è la situazione, non mi aspettavo di vedere Fable, però non c'è. Non c'è Perfect Dark, non c'è, vabbè, Stalker hanno confermato che arriva al 2023, non si sa quando. Avowed è Tu devi sparito nel essere Igor. No, nulla. si pronuncia Igor. Poi non mi ricordo che cazzo altro c'era, però insomma. Insomma. Andre, grazie per i 29 mesi. Però ci ho visto tanta concretezza, tanta bella roba ieri, quindi sono contento uguale. Cioè, tantissimi assenti di quelli super big, però come al solito vengono annunciati 60 anni prima e hai voglia quando escono. Io sono soddisfatissimo. Cioè, avevo le aspettative inesistenti, come sapete, per ieri. E per me è stata una roba veramente micidiale. Contentissimo, contentissimo. Anche Outer Worlds 2 mancava, sì, però vedi, Obsidian già aveva altri 2 giochi, di cui uno annunciato ieri e che esce in un paio di mesi, quindi. Quindi va bene. Cioè, per me è stata una bellissima conferenza quella di ieri. Tanti bellissimi titoli, altri titoli meno interessanti, però tutta roba che deve uscire a breve. E ce n'è veramente per tutti i gusti, è proprio il caso di dirlo. Hype Train di livello 1 abbiamo completato, bellissimi. Tu devi Grazie essere Robs, Igor. sono 46 No, si come il pronuncia palladio e il numero di Igor. cromosomi umani. Ah, numeri incredibili. Grazie mille, rinnovate, rinnovate per il treno e per il counter, il gioco che non riesco a trovare, eccolo qua. Roby, sono passati 2 anni, ti ringrazio per ogni singola live, ogni singolo video che hai fatto e davvero la capacità di regalare. Aspetta che io non ho più ricambiato i suoni nel Classic, colpa mia. Ancora i suoni del mod, e pensa come sono messo. Hai la capacità di regalarci una splendida compagnia facendo volare via lo stress. Oh, grazie mille Roby, grazie mille per i tuoi 2 anni, del Tier 2 tra l'altro. E grazie ad Arnapappo per la sub. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor.
La prima volta che lo avvio, quindi adesso mettiamo il linguaggio italiano. Oddio, dove mi ha messo? Perché mi ha rotto la risoluzione adesso? Cos'è successo? Cos'è successo, per l'amor di Dio? Ecco. Perché non c'è 1920-1080? No, no, Starfield è esclusiva. Ma già da un po' l'hanno detto. Starfield, se vuoi giocare Starfield, ti devi comprare o farti il Game Pass su PC, ovvero una roba Xbox. Sparo tutto a ultra, vai. Sì, però non mi uscire. Il suono è ok? O è alto? Arriva anche su Steam. Sì, quindi devi avere un PC, come ho detto. Però sembra che ero sono io. Continua, non c'è appunto, ovviamente. Modalità di gioco ci sarà. Tutorial. Che non è... Inquietante. Welcome to the Builder Factory. You're probably wondering why you're in this place. It's just because the game designer wanted the level to be small. Just my name is Builder, and today I'm going to be your worst nightmare. Beh, simpatico. Guide through the game mechanics. Let's start with the basics. Fai i contratti come fare il tutorial? Ok. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia. Luke Fair, 23 mesi, signor Gattone, si vuole bene tanto così. Oh, grazie mille. Chiedente una piccola realizzare un piccolo magazzino proprio locali. Wake up, sleepy builder! I got us a job! I'm an amazing co-worker, don't you think, buddy? It's small and easy. But you have to start somewhere, right? This cleaning company wants to build a new storage facility on their property. They okay. signed a contract with another Whoa. Construction firm, but they mettiamo took 60 the money frame, voilà. Can you believe this? People these days are unbelievable! Anyway, the ordering company decided they'll build the storage themselves, but need someone to dig the foundation, so I offered our help. Come on! Take your time and get ready for some hard work! We need to restore their faith in builders! Avviciniamoci un po' ai 100, vediamo. Meglio. E non scatta, perfetto. E che devo fare? Acqua, cemento e sabbia. Allora, scava. Ok, mi servirà una pala. Una pala. Non ce l'ho. Sì, allora, la pala. Non ce l'ho. Fa così. Ma non è giusto. Come sta stamane? Addormentato, devo essere sincero. Cioè, scusa, non mi danno un arnese. Ma vuoi che non mi diano? Scava, eh no, arrivo qua e non mi fa fare niente. Ah, magari da qui. Mica.
Azuki, ma scusa, ma che domanda a caso è? Cosa ne pensi di un altro creator? Cosa te ne frega? No, c'è scritto scava le fondamenta, fase attuale. Ma proviamo a vedere... di prendere... ecco, uno e uno, vediamo. No, vedi? No, no, bisogna scavare prima, chiaramente. Chiedevo, ho capito, ma perché... Lo dico sempre, lo ripeto sempre, ragazzi, non parlo né bene né male degli altri creator perché trovo che siano tutte persone super professionali, sicuramente, e degne di nota, e non voglio parlare bene di uno, male di un altro, in generale, perché sennò dopo si crea zizzania, ah, ha parlato bene di quello, ma allora odia quell'altro, no. Trovo che ognuno sia speciale ed unico a modo suo, e sono assolutamente sicuro che... non lo so, che c'ho sonno, sono sicuro, non so, ho iniziato un discorso a caso. Ah, no, per favore, non andate in giro a chiedere ai creator di altri creator, che serve semplicemente a far dire frasi che poi magari vengono mal interpretate, che poi dopo fanno litigare e portano semplicemente a dissing inutili. A parte lì, Marino fa schifo. Oh, ragazzi, io non so che cazzo devo fare qua. Mi ha detto fai quello come tutorial. Competenze. Magari mi serve la palla di diamante. No. Devi cliccare la rotellina. Oh, thanks. L'audio è un po' altino. Abbassiamolo un po' questo audio allora. Anch'io lo sento un po' altino, effettivamente. Molto scomoda la rotellina, confermo. Il gioco poteva anche dirlo, confermo. Vabbè, ci siamo, ci siamo. Avete visto che scavatura precisa, eh? Ah, basta tenere premuto. Sì, vabbè, ma sono il dio dello scavamento. Adesso me l'ha detto. Adesso me l'ha detto il tutorial. Ma quante me ne serviranno? Boh. 10. Vediamo. Oh, sono già finite? Me ne servono un boato, allora. Non c'è una quantità? No, non la so io la quantità che mi serve. 100. Secondo me anche sì, Avanzeremo un po', però vabbè, dai. Ne ho avanzate 20. Che erano quelle che avevo comprato prima. E allora faccio lo stesso acquisto qua, così. Si fa così col tablet. Le puoi rivendere? Buono. C'ho un sonno stamattina. Porca miseria. Fanculo al PC Gaming Show. Devo dormire, dovevo. Mamma mamma. Mica ho capito. Allora, acqua. E come gliela metto dentro io l'acqua? Thank you.
Poi dice interazione, aspetta. No. Ma ci devo mettere... Cos'è? Sabbia? Eccola qua, sabbia. Ok. Potevamo dormire non in più. Ma mi ha svegliato Sif che respirava pesante. Proce conferenza. Mi pare che domani ce ne sia un'altra di Microsoft. Adesso vediamo se abbia senso. C'è il secchio? Dopo lo guardiamo. Tanto andiamo con questo. Vedo di svegliarmi. La betoniera è piena di... Ah no, è ghiaia questa. Ah, il cemento, eccolo qua. Giustamente in sacchi il cemento, non è che lo buttano giù... Ok. E c'era un secchiello, mi avete detto. Eccolo qui. Secchio d'acqua. Però mi manca la... Ah no, ce l'ho. Mi è già stata fornita l'acqua. Olè. Bon. È in pisso, no? Devo fermare in tempo? Completo. Ti ecco qui. E poi immagino... No? Con la rotella? Mamma mia, è bellissimo. Ok. Cosa ha detto? Tipo di Michelle Versato sbagliato? Cosa vuol dire Michelle sbagliata? Devo fare il calcestruzzo, non la malta. Ma porca puttana. E mo? E mo butto via. Gasp, buondì. A lei, grazie mille, buongiorno. Grazie per i 21 mesi. Ma sì, tanto nessuno sa niente qua, nessuno sa niente. Ma pensa a tu, pensa a tu. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Alco. Ok, allora. Però, vabbè. Allora, sabbia. E subate soprattutto, esatto. E non fate domande a caso. Quando si regala questa cosa, fatti i cazzi tuoi. Quello è lo stesso, no? È più chiaro. È andato dappertutto perché mi è sembrato fermato solo lì. Perché mi sembrava che lo stesse proprio sprecando, eh? Quindi, attenzione. Oddio, Alex, non lo so, non penso.
Va bene, Mick, grazie. È un piacere, è un piacere. È un po' scomoda sta cosa qua. Del... perché non riesco a vedere bene dove mi sto infilando e rischio di buttare via materiale. Non è bello. Voi come state stamattina dopo la noia di ieri? Siete appisolosi? Avete il sonno? Davvero come quello del Constructor è scomodo, è vero. Stacco morto e super addormentato. Oltre al fatto che pure lunedì mi rendo conto. Hexagram, buongiorno gatto, domani un esame piccola benedizione, tantissimi auguri e grazie mille. Non riesco più ad acchiapparlo, ma... è finita? È uscito il prompt, eccolo qua. Microsoft è stata meravigliosa. Cioè, credo sia difficile che non ti piaccia Microsoft. Solo questo devo fare. Molto bene. Ah, abbiamo finito. Ok. Continua. Cioè, non lo so, ho dato il menu. È lo stesso di prima. No, no, aspetta, 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 aspetta. Ah, bisogna fare proprio contratto dopo contratto dopo contratto. Hello, hello, hello! We've got another quest to complete, buddy! This time our client is a human in need named John. He hired a well-known construction company and they've finished nearly everything. However, their contract expired before all the work had been done, and they moved on to the next job, leaving the client's house incomplete. What a bummer, right? But here comes our part. This human John asked us if we could finish the construction by installing all the doors and windows. Of course, I said yes! Quickly! There's no time to waste, buddy! Do the build-mobile! Ho sonno. Oh! Sul canale di IGN Hollow Knight ha fatto 500.000 visual mentre Starfield 70.000. Microsoft ha fatto proprio il botto. Ripeto, la gente non... aspetta, porta e finestre mi dice. E quali? Allora, ci serve... una porta, due porte, tre porte. Finestre, una. E qua che cosa ci va? Una porta finestra? Una, due. Due finestre sicuro. Poi vediamo se le finestre le posso piazzare anche qua. Sì, probabilmente le posso adattare anche lì. No. Scusami. Ma non è giusto. Ah, così devo fare? Ok. Applica. Ok, ne mettiamo un'altra. Ah, adatta con la rotella così. Ho capito, ho capito. Posiziona. Quindi mi mancano altre una e due finestre. Stavo dicendo che ormai è tutta una questione di moda. Non c'è più la ricerca di un gioco che valga la pena, c'è solamente la voglia di vedere il gioco del momento.
Hollow Knight ha fatto tanto scalpore, ripeto, perché ha un bellissimo design, non lo ritengo per all'altezza di altra roba, sicuramente non lo ritengo all'altezza di Starfield come potenza e impatto. Cioè, io ho visto Starfield e sono rimasto a bocca aperta per diverse cose. Non sono due cose neanche comparabili, perché sono completamente diverse. Però il fatto che faccia più scalpore Silksong rispetto a Starfield ne ha molto da dire, secondo me. L'astrologa 19, signor Gatto, proprio come M19, che è un ammasso globulare situato nella costellazione dell'Ofiuco. Grazie mille. Non è possibile che il gioco piaccia, deve essere per forza di moda. Arrivare a quei livelli lì, Dorian, è impossibile senza l'aggiunta della moda. Il gioco può piacere quanto ti pare, non me lo puoi comparare con un annuncio come Starfield. Starfield, da come è stato presentato, sembra una nuova tacca. Da come è stato presentato, poi bisogna vedere. Starfield per me può essere messo allo stesso livello di un The Last of Us 2. The Last of Us 2 è il nuovo apice per quanto riguarda la narrazione. Starfield sembra un nuovo apice per quanto riguarda i GDR. Sembra una roba mai vista prima. Una cosa talmente tanto grande che non c'è proprio. Aspetta, che questo qui è un trapano, però, non un avvitatore. È uguale? Sì. Leila. Grazie, Wolfgang. Siamo a 10 come numero massimo, fino a cui so contare. Complimenti. Speriamo di vederci mese prossimo. Quello che voleva fare Cyberpunk, esatto. Però Cyberpunk non è neanche un gran GDR, anzi. Starfield non mi ha dato niente, magari sono gusti. Certo che sono gusti, però esattamente come a me non ha fatto impazzire The Last of Us, ne capisco benissimo il suo valore. Starfield, tantissima roba. Cioè, da come l'hanno messa giù, al di là dei mille pianeti, il personaggio che c'ha i tratti, che cresce, che in base a come fa, come parla con gli altri, ha più o meno possibilità di fare varie cose. Cioè, dove vai vai, conoscendo tra l'altro il background di Bethesda, cioè quella roba lì per me è incredibile. Ma veramente incredibile. Cioè, un gioco devastante da quanto è enorme. E che sia messo in ombra da Silksong, per me ne è da ridire più del giocatore che dello sviluppatore. Con tutto che sono due giochi, ovviamente, entrambi ancora da vedere. Magari fanno cagare entrambi, magari Silksong sarà rivoluzionario per mille modi e Starfield una noia mortale. Però da quanto mostrato, Silksong sembra un more of the same, Starfield sembra la rivoluzione del mondo GDR. Appunto, sono due giochi completamente diversi, è per quello che dico che insomma, il fatto che cosa devo fare qua? No, credo di no. Cazzuola? Non ho. Ah, è dei tasselli. Ok, vanno messi a mano. La caratterizzazione del personaggio in Starfield, cioè, veramente sembra una roba incredibile. Il fatto che il trailer di Silksong abbia fatto più numeri, per me è moda, che vedevo di. Per me non è proprio possibile che Starfield venga adombrato per quello. Da quello. Per quanto valido, Non sto sminuendo una roba o l'altra, sto dicendo che la modifica della nave, la creazione della base, cioè tutto. Poi con la profondità GDR che qui ci hanno abituato, che ripeto, magari fa cagare, non lo sappiamo. È ancora tutto da vedere.
Hollow Knight è uscito nel 2017. Se la sua moda va avanti a 4 anni, dovrei trovargli un altro nome. Moda duratura? Cioè, Dark Souls è uscito... Quando è uscito Dark Souls 1? E ancora viene visto come uno dei giochi più belli del mondo. Con dei difetti aberranti. Tutti ne parlano, un sacco di gente ci gioca, un sacco di gente lo apprezza, anche solo perché si chiama Dark Souls. Non è moda quella? Pokémon uguale. Cioè, ripeto, poi per quanto sia valido coso, Hollow Knight, per il resto secondo me si basa specialmente su quello che mi dice il mio signore. Ah, mi ero perso il suo messaggio. Al potenziale per piacere a tutti, target grazie al design. Sì, 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 no, ma assolutamente Hollow Knight può piacere tranquillamente a tutti quanti, proprio perché c'è questo design particolare. Poi dopo piace più all'hardcore gamer per la sua difficoltà. La cosa che acchiappa di più sicuramente è lo stile grafico, che attira grandi e piccini, esattamente come tanti altri titoli simili che vincono grazie al loro design, tipo Cuphead. Ripeto, anche Cuphead lo ritengo un gioco abbastanza mediocre, abbastanza palloso anche a tratti. Non vedo l'ora di giocare DLC. Che funziona solo perché c'ha quello stile da cartone animato old school. Personalmente Hollow Knight non sono riuscito a superare 5 ore di gioco, mi rompevo le palle. Ori d'altro canto li ho finiti entrambi due volte al 100%. Sì, sì, ma è una preferenza personale, Void, è verissimo questo. Però e qui invece ti dico anche la mia preferenza personale. Hollow Knight ha un design che gli caga in testa a Ori. Visivamente, visivamente proprio parlando. Quindi anch'io sono finito nella trappola del design e quindi sì, moda. Beh, vabbè, Ricky, vedrai che comunque sarà super giocatissimo Silksong a dispetto di Starfield. Ma sicuramente. Per mille motivi, non solo per quello. Per te è così. Sì. Once again, we save the day, buddy. John is happy with the final results. So he'll pay us the full price. Molto no, bene, Bill. I didn't offer him a discount to make him hire us. That would be unfair to our business. Però è anche vero che di Ori non ne parla un cazzo di nessuno. Di Hollow Knight e tutti. Eppure, in media, le persone con cui ho parlato mi hanno detto che hanno apprezzato tutti molto di più Ori rispetto a Hollow Knight. Parlando di persone che hanno giocato entrambi. Ma perché non mi fai andare avanti e basta? Che rottura di coglioni. E come te lo spieghi nonostante il loro design sia simile e puccioso? Non... Rispetto a cosa, hey, Dorian? Okay. He and his cousin were constructing a house. Everything went according to plan until the family's member got sick. Oh now, no! Our client can't finish his house. Do you understand? Ma sono le stesse di prima, sono. Allora, una, due, tre, quattro finestre. Quattro finestre e tre porte. Oh, vabbè. Ma non è lo stesso? Scusami. È giusto? E non mi ricordo la trama di prima. Ho sbagliato, ho fatto continuo adesso. Poi non è che Gatto ha detto che fa cagare in assoluto. Sono opinioni sue. Poi si è liberi di chiedere quello che si vuole. Per me personalmente i giochi di questo tipo fanno cacare. Starfield è quello che ho visto ieri. Lo tendo come ho atteso No Man's Sky. Sì, che anche quello potrebbe essere una tagliola. Orsino, ricordiamoci.
Cioè, io ripeto che per me il successo di Hollow Knight è moda. Non ho detto che è un gioco che altrimenti non si sarebbe cacato un cazzo di nessuno. Ho detto che il motivo per cui ha così tanto successo rispetto al resto è che è fondamentalmente noia. Porte finestre, sì, finitura della casa, porte finestre, muri diviso. Ah, ok, perché c'è anche altro. Non sto riducendo tutto a moda, Dorian, cioè io non so perché, neanche perché lo stai difendendo con così tanto fervore. Il successo è in parte grazie alla moda, esattamente come lo è Fortnite, esattamente come lo è Dark Souls 1, esattamente come lo è Elden Ring. Giochi che ho apprezzato. Però il motivo per cui Dark Souls, cioè tutti i Souls, alla fine hanno avuto un successo clamoroso, il motivo per cui Elden Ring è andato così alla grande è perché hanno una base di moda che è devastante. Sono giochi che sono diventati super pop. Ma al 100%. Che mi siano piaciuti o meno. A 4. E 1, 2, 3. Ma anche per i libri, i film, certo, ma assolutamente, è verissimo, è verissimo. Dai, mettiamolo bianco stavolta, non sul bianco. From è diventata pop in generale, ma sì. Ma sì, assolutamente. E per fortuna, se no non avrebbe avuto modo di migliorarsi e di portare titoli migliori. Cosa che io mi aspetto e spero che sia Silksong rispetto a Hollow Knight. Tutto là. Bravi comunque che si ricordano i colori, l'ultimo colore che ho scelto, eh. Questa è una bellissima cosa. Più che altro è che la gente quando sente parlare molto bene di certe cose si fa influenzare ed è una caratteristica dell'essere umano. Certo, ma assolutamente. Poi ripeto che io per me il prodotto Hollow Knight è sopravvalutato per i miei standard, i miei gusti, per il mio background. A voi vi è piaciuto? È buon per voi, non è che ti sto dicendo che non ci devi giocare, non ti devi divertire. E ogni volta che faccio questo discorso non capisco perché ci deve essere il paladino della difesa spada tratta di Hollow Knight. E sti cazzi! L'aveste sviluppato voi, potrei anche capire che mi date le vostre giustificazioni. Hollow Knight non è altro che un Metroidvania che ha preso a piene mani da Dark Souls 1, con i suoi pregi, ma soprattutto i suoi difetti, che in un ambiente 2D peggiorano gravemente la situazione, rendendo il gioco molto più noioso e molto più frustrante. E io l'ho finito tutto tranquillamente, senza neanche morirci troppe volte, da quanto avete detto voi. Quindi pensa se fossi anche morto come uno stronzo facendo backtracking e quant'altro. Posso avere questa opinione? Si può avere un'opinione diversa, certo, però non vedo perché si debba venire a criticare la mia idea in base alla mia esperienza che ho maturato durante le ore di gameplay. Cioè, ci avessi giocato per i cazzi miei e me li stessi nascondendo dietro un dito, no, e avevo fatto così, potrei capire. Ci ho giocato tutto in live spiegando quelli che per me sono i pregi e quelli che per me sono i difetti. Cioè, non vedo perché continuare a impazzire quando faccio una critica ad Hollow Knight. Non è un gioco perfetto, manco per il cazzo. E questa non è una mia opinione, è un dato oggettivo. Capperi. Oh, e ogni volta che si parla di qualcosa di questo tipo, la gente deve impazzire. Ma sti cazzi, eh? Pure chi lo idolatra Undertale lo fa per moda, non ha avuto lo stesso successo, eh? E poi, tra l'altro, io non ho mai detto che chi idolatra un gioco lo fa per moda. Adesso però non mi mettete in bocca roba che non ho mai detto. Perché... Allora di che cosa stiamo parlando? Cioè, state sparando stronzate. Ho mai detto che chi apprezza Hollow Knight lo fa per noia? Lo fa per moda? Cioè, ho mai detto questa cosa qua? Ho mai detto ti piace perché va di moda?
No, non ha avuto lo... Undertale ha avuto un gran successo, ma non ha avuto lo stesso, la stessa risonanza di Hollow Knight. Cioè, veramente, voi prendete una frase, porca puttana, e ci fate quello che volete. Ho capito che sono addormentato. Mi dispiace di questa cosa. Però neanche da mettermi in bocca puttanate. Vi piace il gioco? Benissimo. Il successo di Hollow Knight, esattamente come il successo di Cuphead, è anche un po' Undertale, però Undertale è molto più... È rimasto molto più borderline Undertale. Diciamo che questo è possibile. Ho sbagliato tasto, scusatemi. Diciamo che Undertale è un gioco più difficile. È un gioco più difficile da... da giocare per il suo stile, ok? Quindi non può raggiungere l'immediatezza, la facilità di plug and play che può avere appunto un Hollow Knight o un Cuphead, che hanno giocato invece tutti. Capito? Però Hollow Knight e Undertale hanno un numero di recensioni simili su Steam, 200.000 contro 150. Allora vedi che anche Undertale è nato molto bene. Se ne parla molto 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 meno. Proprio per questa sua cioè, diciamo che Steam non fa neanche troppo testo, perché sono sicuro che Hollow Knight è stato giocato su Switch, è stato giocato su console e compagnia bella. E Undertale no. Undertale è stato giocato principalmente su PC. Non ho mai giocato io Undertale, quindi non vi so dire. È ovvio che quando esce il titolo, che poi dopo c'è questa super risonanza, lo giocano tutti. Lo giocano tutti. Per quanto riguarda Undertale non posso pronunciarmi, perché non avendolo giocato sarebbe molto stupido da parte mia andarlo a premiare o criticare senza motivo. Per quanto riguarda Hollow Knight lo posso fare tranquillamente. Ho giocato di molto meglio, confermo quello che ho detto. Non avesse avuto quello stile lì, fosse stato magari più simile visivamente ad Ori, non avrebbe avuto lo stesso successo. Muri divisori. Profilo fino al soffitto. Come? Quindi devo fare cosa? Acquista, inserisci dei profili nei muri. Certo. Eccolo qua. Prendiamone 10. Vediamo che succede. Questo devo correttamente equipaggiato. Ah, qua. Non andava lì. Lì andava una colata, chiaramente. Ne bastavano due, quindi. Fuck. Vabbè. Andate in una community molto accannita, ma abbastanza ristretta e principalmente molto meno pop. Sono per lo più videogiocatori che ci hanno giocato. No, ma assolutamente ci sta. Hollow Knight l'hanno giocato tutti. Esattamente come chiunque presto o tardi nella vita ha messo mano su un Souls. Oh. No, Tales of Iron, sai che l'ho scaricato, ma non l'ho ancora mai avviato? Che devo mettere adesso? Muro e divisorio, lo devo acquistare. Ma cosa prendo, il cartongesso? Cartongesso. No, sono tre che me ne servono, ok. Ale, ciao gattone, buon anniversario. Nonostante Hollow Knight sia uno dei miei giochi preferiti nella scorsa gente, ti do ragione al 100%. I gusti sono gusti, c'è anche gente a cui non piace la pizza. Ma al di là dei gusti, non mi sembra neanche di fare delle critiche troppo fuori di testa. Per me ha dei difetti che ho elencato, che secondo me verranno modificati e sistemati in Silksong. E ripeto, il suo successo lo deve al fatto che ha un bellissimo design e la moda l'ha fatto esplodere. Tunic per me gli caga in testa Hollow Knight.
giochi differenti, per carità. Non mi sembra di vedere Tunic che è così radicato e amato e parlato nelle community. Un'ultima cosa, ma mettendo il confronto, credi che Orbi abbia un appeal di steel maggiore rispetto a Hollow Knight? Zero. Zero. Personalmente parlando, questo poi dopo è il mio gusto personale. Ori non riesce a raggiungere lo stesso livello di bellezza che ha Hollow Knight. Zero. Zero. Ah, anche di qua ci vogliono tre di carte un gessi. Ah, no. Ostia, no. Che mi serve allora? Lana di roccia. Ah, giusto. Ci va la lana di roccia in mezzo. Ma anche nei vi divisori, sì. Ok, e adesso c'è il canton gesso. Grazie al Conte di Montecristo per 17 mesi. A me Ori è piaciuto infinitamente di più. Ma guarda, Hexagram, ripeto, la maggior parte delle persone che li ha giocati entrambi mi dice la stessa cosa che mi hai detto tu. Ori meglio di Hollow Knight. Io qui avrei fatto, però non ho capito, qua devo, cosa devo fare qua? Secondo me devo scavare? E non riesco a capire che cosa mi serve. Acquista dei blocchi e posali nello stesso modo. Dei blocchi, quindi... Ah, blocco di cemento? Ok, così. E no. Cosa mi sto perdendo? Lo so, Dorian, ma infatti ho detto la maggior parte, non ho detto il 100%. Il profilo, eccolo qua, non me lo fa piazzare. L'architrave magari? Ma mi sembra strano. Infatti no. Mattone, mi sembra stranissimo ancora di più. Isolamento d'umidità? Questo dici? È l'unica roba che mancava, sì. Ma porca miseria, grazie. Ma mai l'avrei detto. Porca miseria, me ne manca uno. No, ne ho accostati un altri 10. Volevo uno solo. Ok, poi dopo qua cosa ci va? Non ci va questo. Non ci va questo. Non lo so. Non ci va ancora di questo, vero? No? Cosa vado lì? Io ho prestato entrambi, infatti certi discorsi non li capisco. Io continuo a non capire questa difesa come se stessi insultando le mamme o la religione di qualcuno. Il profilo? No, il profilo non gli va. Pensavo fosse questo. Non va bene. 3. Non va bene. 4. Non va bene. Cemento, dici? Acquista dei blocchi. Posa. No, acquista dei blocchi e posa come muri portanti. Profili, lana. Dice che ci va la lana. Ma no, ma lì, ma mi sembra strano che ci vada la lana lì. Ma no, vedi, ci va roba a terra prima. Però non mi fa mettere il profilo. Acquista in 16 pannelli di cartongesso, ok. Se i muri divisori sono in calcestruzzo, acquista dei blocchi e posa nello stesso modo dei muri. Ah, non è che ci va della cazzuola, ecco qua. Aspetta, perché magari ci va esattamente. Cazzuola per intonaco, ecco qua.
No, questo è per il colore. No. Sì, per me ci va della malta qua. C'è anche tutta la secchiata. Certo che poteva anche spiegarmela meglio la roba. Vi facevo vedere sopra l'isolante si anda direttamente con blocchi e malta. Sì, però prima del blocco ci va la malta, appunto. Vedi. Comunque, ripeto, ancora una volta, spero sia l'ultima, io non sto discutendo i gusti di nessuno. Se vi piace un gioco, buon per voi. Quello che sto dicendo io è che secondo me, per me è anche molto probabile, però rimaniamo che è una mia opinione, il successo di Hollow Knight è dato, esattamente per i Souls, da una buona dose di popular. Zygel 45, I'm old but I'm happy. Me too, thank you. Se vi sentite offesi da questa cosa, mi spiace. Non so perché avete bisogno di un senso di appartenenza, di dover far parte di una community che apprezza solo giochi belli. Cioè, può capitare anche di apprezzare giochi del merda, come Dark Souls 1, che ha dei difetti clamorosi. Ciononostante ha avuto successo, certo. Certo. Mica l'ho buttato metà fuori. No, 100%, ok. Vediamo. Però, scusami, facendo così, poi dopo non devo cazzolare. Ah, ecco qua. Però non passo di qui. Fuck. Aspetta, andiamo a vedere. Eccolo là. Vedi. Ah, ne bastava uno? A posto. Qua c'è scritto minigioco. Santi Dio. Ulla! Ed ecco qua. Oh, perfetto. Bene, ci siamo capiti. Benissimo. Minigioco. Olè! Come nella vita vera, signori. Confermo. Molto bello. Vai. Me ne servono altri. Boom. E così. È un po' macchinoso cambiare oggetto. Opla. Prendiamo ad esempio questo gioco qua. Sono sicuro che non sia un gioco per tutti. Mi piace, se uno mi dice che gli fa cagare, non mi offendo. Grazie a Stefa per i 22 mesi. Oh, perché nessun backup? Perché mi era effettivamente morto dal disco esterno. Aspetta, no, si pronuncia Algo. Funziona più l'hard disk esterno. Fuck. Fuck. Benissimo.
porta proprio l'USB. Ai 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 ai. Ai 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 ai, non me lo legge più. Non me lo legge più. Non so come mai. Mi sa che mi è morto l'hard disk. Dei backup. Non bene. Spero non mi serva niente. Però non bene. Anche perché era il VD quello della Microsoft, quello cazzotissimo. No, non è buono, non è buono per niente. Vabbè, controllerò meglio dopo, tanto ormai non è che possa fare granché. Molto male, direi di sì, direi di sì. No, non da niente. Poi era collegato al Mac, eh. Effettivamente, giorni fa mi ha detto... mi sono disconnesso, ciao. Vedo il LED acceso, ho detto, boh. Poi farò dei test. Grazie a Sea Rider per i 34 mesi. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma cosa serve un tool se tanto non lo vedo? Vediamo se da utility disco si vede. E non lo rileva proprio. Lo vede utility disco effettivamente. Eccolo qua. Aspetta. È tornato. È tornato. Vediamo se c'è. Vai, vediamo se ci sono errori. Verifichiamolo. Render Dog, buongiorno gattone, finalmente posso continuare a seguirla e aver concluso il mastering Game Asset. Congratulazioni, grazie mille. Ok, adesso Utility Disco me lo sta controllando. Beh, il fatto che adesso venga visto per me è già tanta roba. Forse aveva mal digerito il fatto che gli ho collegato il lettore DVD. Sapete? Forse era quello il problema. Fenomeno della costruzione. Sembra ok, adesso vediamo. Perché prima era attaccato ad un hub, adesso l'ho collegato direttamente al Mac. Perché ha bisogno di più energia probabilmente. Come faccio adesso? Scusami. Ah, così. Boom. Scusami ancora. Quanto finito burro? Non passi più. Passerò dall'altra porta. Non lo so. A parte il fatto che non riesco a finirlo il muro, è quello il problema. C'è uno sgabellino? Poi non ho capito perché ste porte non le posso aprire. È stupido se è pensato così. Non c'è un...
eccolo qua. Bravissimi, ho pensato a tutto. Apposta. Per impostare l'angolo del tetto è necessario un progetto. Solo allora si possono inserire le travole e le tevole. E? In che senso, scusami? Acquista il progetto del tetto. Ok, poi. Un tavolo buono che conosco. E cosa devo fare? Oh! Non so, come deve andare? Non esce il verde? Mi fido? Cristian, grazie per 53 mesi! L'audio? Oh, che paura! Grazie Federico per i 29 mesi! In che senso, Alex? Dovrebbe essere spiovente. Però non so se è giusto o se è una scelta che posso fare. Ok. Boh. Sì, sembra una scelta. Infatti me lo sta facendo fare, quindi va bene. Grazie a Risomastro per i 29 mesi. Eh no, non c'era un giusto o sbagliato. Sì, però cioè, il gioco dovrebbe un attimino venirmi incontro. Sotto questo punto di vista è un po' carente. Aspetta che vado su, magari c'è una scala. Basta, basta, ragazzi. Come salgo? Arrampicati. Non stai facendo il tutorial? Mi hanno detto che era uguale fare il tutorial o questo. Allora mi sono buttato qua. Sì, magari nel tutorial veniva spiegato passo passo meglio. Hai ragione pure te. Mi sono fidato come al solito. Va bene, va bene. Riusciamo ad uscirne per fortuna. No, il tutorial c'era, l'abbiamo skippato effettivamente, mi sono dimenticato. L'abbiamo skippato perché mi hanno detto, guarda che anche se non fai il tutorial è uguale che le missioni ti spiegano tutto. Non era vero. Manfroz, siamo a 31, se sopravviviamo all'intervento ci vedi per 32, ma tantissimi auguri e vedrai che andrà tutto benissimo. Garantito, garantito, ci vediamo per il 32. Verifico istantanea 2 di 65, ci sta mettendo un po'. Perché non è un SSD. Volevo comprare un SSD per i backup, però ho visto i prezzi. E questo è da 8 tera, credo. Grazie H senza H, gattone, ho finalmente la gigabit, ora posso guardare questo stream in 8 finestre contemporaneamente, senza lag, grazie mille. Fatti un NAS, cioè avere ad averci lo spazio per farmi il NAS. Tu devi essere io? No, si pronuncia... Tu non hai idea di come sono messo qua sotto. Non conviene comunque una minore vita, hai ragione anche tu. Però ogni tanto mi partono quei backuponi ciccioni, porca vacca. Hmm.
ovviamente intendevo il cazzo quando dicevo come sono messo qua sotto. Oh, e adesso si mettono i coppi. Per fortuna non uno alla volta. Molto per fortuna. Anche se me ne conta uno. Ed è strano. Il NASA occupa spazio, sì. Grazie Risomastro per la sub regalata. Che freschino che entra. Verifico istantanea 3 di 65. Sarà un bel controllo importante questo, però va bene, dai. Piscina idromassaggi, diametro di 2 metri, trovata su Amazon, 1100 litri. Ti basta una piattaforma di 3 metri di diametro per distribuire il carico da 1000 kg... Come di 1000 km? Di 1000 kg su 7 metri quadri, quindi 300 kg. Al metro quadro sono 2100 kg di tenuta. 1000 vanno su... No, no, Alex, ma è verissimo, eh. Il problema è mettere quell'impalcatura lì, che a quel punto dico, se devo mettere mano al portafoglio e farmi un'impalcatura come Dio comanda, con la distribuzione e tutto quanto... Cioè, a quel punto vado anche su una vasca un po' più figa, aspetto e mi faccio fare un terrazzo un po' più bello, capito? Perché non basta una tavola di legno. Ci devono essere dei supporti messi in punti specifici che distribuiscano per bene il peso. Non te la fai interrata dentro il terrazzo, è difficile. Alcune tegole sono al contrario. Che dobbiamo fare? È andata così. Interrazzata. Barba, grazie per i 17 mesi. Adesso vediamo. Tanto è una roba che non è necessaria, eh. Una roba in più può tranquillamente aspettare. Ci sono altre spese ben più importanti prima. E arrivi ben più interessanti questa settimana, nuovo mixer. Aspetta che volevo controllare questo angolo, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Buongiorno Ivan, avrei un problema di grondaio, sarebbe disponibile per il lavoro? Guarda, purtroppo ancora non me le hanno fornite, però possiamo provare. No, non partecipo più a fiere perché sono devastato. Cioè, a meno che non mi diano una bella seggiola dove star seduto. No. È che non sono... Non conto un cazzo, quindi non mi chiamano. Live sul Pelican? Non lo so, sicuramente lo vorrei provare. Di sicuro non una live intera da 3 ore. Non ho finito. Sicuro lo voglio provare con il vecchio sistema di smanettamento che fortunatamente ho tenuto. E che devo fare? Non ho finito. Acquista le tegole, inserisci nelle aree evidenziate. E l'ho fatto. No Luca Comics. No, non è sbatta, Ricky, perché tanto uso la manetta, non uso quello grande. Guarda, con i pannelli solari mi sto trovando bene. Devo dirti, a sinistra. Sinistra rispetto a cosa, però? Giusto ieri sera è arrivata la bolletta dell'Enel. Ve la ridico oggi. Che dov'è Enel? Aprile e maggio 146 euro. Con
3.000-4.000 euro ti fai una tettoia. Ma io non voglio la tettoia, Alex. Dici il coso? Qua sotto, aspetta, magari da sotto si vede. Oh, non mi dice niente. Non ho minima idea. Dove andrà? Mica poco, ragazzi. Io questa cifra la spendevo mensilmente. Mi sa che c'è uno nell'angolo in alto interno piccolino. Tipo uno di questi? Però non vedo mica niente, eh. Eccolo qua! Orca miseria. Grazie. Adesso devo trovare gli altri. Mazza. Io con 2 mesi dell'N spendo 200 euro. Beh, considerate sempre comunque che io ho utilizzato 500 kilowatt. 536 kilowatt. E che io non ho il gas. Speculare all'altro. Oddio, dov'era adesso l'altro? C'è. Eccolo qui forse. Eccolo qua. Nice job, buddy. Client likes how the house looks. I would make some adjustments to it, but you know, the customer is king. Our king looks pleased, which means we can leave him. There are still plenty of people waiting for our help. Yeehaw! Buona. Io fino al mese scorso, cioè, spendevo un centone al mese. Quanti pannelli hai? Ho 5 kilowatt. Ogni volta veramente devo selezionare. Ma che rottura di palle. Cioè, per me, io sto pagando pochissimo rispetto a quello che ho. Conduci Malta e mettila sulla cazzuola. Sì, signore. E i condizionatori accesi, naturalmente. Che abbiamo già acceso a maggio. Non conosco il nome dei pannelli solari. Ho l'impianto away sotto, però non so se i pannelli solari siano sempre away. Non vi so dire, non me ne intendo. Acqua e cemento, ecco qui. Poi adesso vedremo. Fortunatamente adesso ci sono anche delle giornate belle ventose e quindi non li teniamo sempre accesi i condizionatori. Però in generale devo dire che... stiamo trovando bene. Per controllare, mi arrampico. In inverno lievita, ma perché per quanto mi riguarda c'è un utilizzo errato della nostra pompa di calore. Poi ne riparleremo più avanti, di questa cosa qua. Perché fondamentalmente la pompa di calore dovrebbe essere sempre acceso. Cioè, io l'ho riscaldamento a pavimento. Il riscaldamento dovrebbe essere sempre acceso per lavorare poco, no? Oh cazzo, però no. Spalma la malta per inserire i mattoni forati. E non me lo fa fare mica. No, credo che voglia farmi fare prima il solaio. Facciamo prima il solaio. Vediamo se mi fa mettere giù un architrave. No, non è l'architrave che vuole. Che cosa vuole?
Ma no, è il forato che va messo lì. Qui chiaramente è il forato, non è il forato. Non è che devo fare? No, no, certo, Ray Young, no, ma il problema qual è? Che io ho il termostato che quando fa troppo freddo accende il riscaldamento, ma il riscaldamento a pavimento ci mette ore a riscaldare. Poi dopo arriva a temperatura e si spegne di nuovo. Passa la temperatura e si riaccende. Dovrebbe essere sempre acceso a poco. Non ha senso il fatto che io debba usare il termostato. Dovrei mettere dalla pompa di calore sempre caldino, ma poco poco poco, sempre caldino sempre per tutto l'inverno, e va avanti così, senza controllare la temperatura. Capito? Infatti mi è arrivata una bolletta da 400 e passa euro. Comunque, tornando a noi, che devo fare? Il progetto del tetto? Non credo. Solaio. Architrave no. Pannello isolante? Sembra strano. Era blocco in calcestruzzo per solai. Che vi ha messo giù così a secco. Tipo con le valvole termostatiche. Io ho le valvolette che quando c'è bisogno il termostato le fa partire, ma non ha senso quella cosa lì. Non ha proprio senso. Non male, io non ci trattiamo bene stamattina. Sono diversi i caloriferi da riscaldamento a pavimento, eh. Dei passani manuali. Io le valvole le tengo a 2 e tiene su caldino tutta la stagione. È quello che dobbiamo assolutamente fare. Il problema è che non posso farlo, perché il coso, come si dice, l'impianto proprio mi dice: no, tu hai il termostato, quindi ti inculi. Quindi dovrò chiamare, non so chi devo chiamare. Credo Samsung, che ha fatto l'impianto, cioè che è loro il coso, e bypassare. Ah, immagino, ti abbraccio forte forte, Ivan, ti abbraccio. È un rischio che tra l'altro con cui sto vivendo anch'io. Quindi capisco bene. Ah, basta, cioè ho preso tutto quello che c'era. Va bene. Sto periodo senza riconsumi, sì, abbiamo avuto dei periodi proprio... Sono contento di essere passato ad Enel, non avete idea. Prima erano veramente 120 euro al mese, almeno. Almeno 120 euro al mese. Adesso 120 euro ogni 2 mesi. Ma fossero anche 200, va bene. Ah, immagino, assolutamente, immagino. Devo comprare. Fammene 100, to. Io per fortuna non soffro freddo in inverno, accendo il riscaldamento solo un'ora al giorno prima di andare a dormire. Il problema è in determinate situazioni. Alcune volte... Cioè, lo senti proprio quell'aria fredda che poi dopo io mi ammalo anche facile, purtroppo.
Che poi non voglio il tropico, eh. Tu devi essere Igor. Non è che d'inverno voglio stare nudo in pantaloncini corti. Però neanche da mettermi la giacca. I fissi esterni fanno moltissimo, naturalmente, certo. Però la mattina presto, quando scendo, è freddo. Ci sono pochi cazzi, comunque fa freddo in inverno. Non voglio tropico, voglio l'asiago. Adesso ho fame. La carriola è vuota. Oh no, la carriola è vuota. Che cazzo è la carriola? Carry all my wayward son. Ah niente, è finito? Ce n'è poco poco, dai, va bene. Ringraziato pesce diavolo. No, un saluto veloce per rinnovare. Perdonami, grazie mille pesce diavolo. Scusa, non t'ho proprio letto. Niente ferito stamane, ma per fortuna, perché sennò è finita. Splat. Ma secondo voi la muretta la devo tirare su tutta? Cioè devo andare su fino... Madonna! Devo fare tutto il muro, devo fare! Ammazza! Vabbè. Ci lavoreremo. Grazie Tiago, 34, saluti a lei, grazie mille. Microsoft mi è piaciuta moltissimo ieri, PC Gaming Show no. Ostia. Sempre questi due mi perdo. Però mi sa che devo rimaltare. Eccolo là. $9.65. C'è un controllo gigantesco sta facendo qua. Blueberry si rinnova per il gatto nazionale. Mi saluti mia sorella Vinci, che la segue da Politecnico di Milano. Un saluto alla sorella. Grazie mille. Ah sì, mi ricordo. Ecco qua. Ah, questo è proprio finito? No, ok. Io ho giunto tipo 30 giochi alla wishlist, ma è tutto nel Game Pass, non serve la wishlist. Microsoft ieri ha fatto bella roba, sì. A posto. Sono termotecnico e confermo, sono pienamente d'accordo sul discorso pompa di calore. Per poter fare come dice lei, l'impianto dovrebbe essere diviso in modo che la pompa di calore lavori solo su un accumulo che sfrutta l'inerzia dell'impianto. Non mi dilungo in spiegazioni o per questo... Ma credo, scusami, non è semplicemente un'impostazione della pompa. Dico, la pompa lavora sempre. Credo sia una roba software. Semplicemente non lo posso fare perché attualmente c'è il coso, come si dice, il termostato che la fa da padrone. Bisogna bypassare il termostato. Maverick, si vuole averci 2 anni. Intanto siamo maggior mesi, grazie mille. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor.
vai. Olè. E olè, porca troia. Nel caso in cui andremo ad abitare, hanno un impianto a gas in cucina. Siamo tentati da prendere un elettrico. Ne vale la pena? Tesoro, non so mica dirti, sai. Cioè, se non hai il fotovoltaico, non lo so. Perché a parte ora il gas comunque costa di meno. In futuro probabilmente credo che... Scusa, non ce n'era ancora... Ok, qua. Credo che il gas verrà eliminato e si passerà full elettrico. Se tu mi chiedi se oggi valga la pena... non lo so. Cioè, un domani comunque credo che si passerà tutto elettrico. Che si smetterà di utilizzare gas, petrolio e compagnia bella. Però è lo stesso discorso della macchina elettrica. Un giorno l'avremo tutti. Ha senso farselo adesso? Intanto c'è l'hype train. Intanto io un po' di capitale lo investirei in quello. Rinnovate. In Italia non conviene cucina elettrica. Io ho abitato in Moldavia e Francia e molte case sono dotate di un piano cottura elettrica, conviene di più. Ma perché siamo ancora molto legati appunto al combustibile fossile. Domani quando sarà troppo tardi, ragazzi, che vi devo dire? Cerchiamo di essere positivi, dai. Nucleare ci hanno provato, da noi hanno detto di no. Ci hanno provato. Hanno fatto un referendum, se non sbaglio. La gente ha detto niente. Nucleare, che schifo. Poi succede come a Chernobyl. Moriamo tutti. E non l'hanno fatto. Purtroppo quando c'è disinformazione succede questo. Poi la gente non si vaccina. Che dobbiamo fare? Vuoi il nucleare? La gente non si vaccina, vuoi il nucleare. Ma guarda te, cosa vuoi? Oh, e beh? Ah, è finito. Ah, hello, Binge. How are you this morning? Are you awesome? No, hanno fatto un referendum molto più in là rispetto a Chernobyl. Ero nato, cioè ero nato, ero consapevole. O ricordo male? A me par di sì. No, Binge, why? 4-5 anni fa? Quello mi sembra troppo poco, invece. Cioè, vedi mezzo. Insomma. So tanti anni fa, il 2011. No, 5. Eccoci qui, con la nostra bella malta bastarda. Splatte. Vengo per il sbaglino. Rest and sleep. Go to bed. Allora, compriamo altri foratti. Cos'è? Sono salito di un livello?
Ah, lo fa automaticamente. Bene. Me ne ha messo anche uno sopra lì, in omaggio. È quella l'abilità? Perché qui no? Posso smentegare? Sì, era brutta la traduzione dell'altro livello, però vabbè. Vabbè, vabbè. Dai, di Malta, dai, andiamo. Sì, faccio prima a cliccare tre volte, comunque. Oh, Pollon. Si riposi, si riposi. Ah, è vero, c'è stata Fukushima, c'è stata. È vero che c'è stato Fukushima. Ma Tim Sandro che aspetta. Aspetta che finisca. Perché l'ho dovuto abbandonare perché ho finito la trama. Purtroppo la gente non capisce che c'è una leggera differenza tra Italia e Giappone a livello sismico, ma vabbè. Non che manchi, il sisma qui, però vuoi mettere? Anche nel seguire le regole, è molto vera anche questa affermazione. Io mi dimentico sempre questa roba qua. Sta bene. O no? Buongiorno. No, non me lo sono dimenticato, l'avevo appena messo. Ah, sì, mi ricordo. Dacal, puoi aggiustarlo? Sì, con gatto. Grazie mille. Ho finito da nuovo i forati, ma però. Ah, qua vado fuori le skate. A fuori comprare forati. Finisco altro. Eccolo là. Ok. Davvero se ne occuperebbe un'azienda esterna, Ricky? Cioè, se bisogna fare del nucleare, arriva un'azienda esterna che si occupa dell'appalto, quindi non sarebbe gestito all'italiana. La minchia. È buono come roba? Mettono qui in Sardegna insieme a quelle francesi. Ma pensa. In Sardegna. Che bella idea però, scusami. Perché sulle isole? Non è meglio di no? Ah, le scorie. Ma ti mettono solo le scorie, ti mettono?
Allora, cazzi tuoi, stronzo. Ha ha! Se lo fai andare troppo si rompe. Vedi, ho capito. Interessante. L'Italia smaltisce le scorie di mezza Europa, pensa. E non ne produce. È come pulire dopo un'orgia che non, a cui non hai partecipato. Di saggezza, grazie. Però continuo a non capire perché ogni volta che dico una roba del genere arriva le metafore di Karim Musa. Cioè, sono 10 anni che dico queste cose. Cioè, non è che è arrivato Karim se le ha inventate lui, queste cose. Lo so. Undenit, grazie per i 6 mesi. Poi vi ricordo tanto che facciamo la live assieme. Io è quello che ha inventato le metafore sessuali, sì, a quanto pare. Al coppia, vabbè. Colpo di Matthew? Eh sì, va bene. Cioè, per carità, mi... Ok, però... Ho iniziato prima io. Scusate. Non essere invidioso di Karim. No, questo è un momento molto cringe, Simo. Anzi... Cioè, il fatto che non sappiate che è una roba che io faccio da prima te rende ignoranti voi, non invidioso me. Con tutto che non è neanche colpa di Karim, povero Cristo. Non tutti possono sapere il background dello stime di turno. Non è ignoranza. Sì che è ignoranza. Che non sia importante è un'altra questione, però è ignoranza. Grazie a Sirna per i 35 mesi. Poi dopo, se vi dico che lo faccio da prima, mi viene a dire che sono invidioso. Lì sì che mi girano i coglioni. Have a nice sleep, Finch. See you later. Ah, che palle stamattina. Cosa avete? Cinque, ecco qua. Poi se vogliamo anche metterla tutta, uno dice una roba, è poco carino magari scriverli in chat. Ah, stai facendo come quell'altro! Al di là del fatto che ho sempre fatto sta roba qua, poco carino, ecco. Olè. Mamma mia, che lavoratore. Che lavoratore. Niente, andare a prendere l'altra cazzuola. Vado. Le. Il pinturicchio della cazzuola, hai visto?
Sarebbe anche un perfetto, però lui lo fa meglio. Olè. Ok. Adesso devo stare attentissimo a non rovinare il lavoro. Poi è strano, scusa, perché al 100% poi smette di... Ok. Ok. Bene. Si potranno arredare gli interni? In teoria credo di sì, però non lo so, non ci siamo ancora arrivati. Come procede? Tutto bene, grazie, tutto bene. Stiamo scazzolando il mondo. Direi che siamo in bolla, no? Poi non so quanto cazzo altro lo vogliono fare sta muretta. Andiamo avanti. È figo però, dà una bella soddisfazione fare tutto sto lavoro. Opla. Mamma mia, eh? Finti i motori. Torniamo sopra adesso. Bah, vabbè, ma basterà mettere un'altra impalcatura. Oh, degli sgabelli, aspetta. Ecco qua. Occhio perché non siamo assicurati e non abbiamo gli agganci. Ostia. Questo poi lo devo spostare. Ah, vendi. No, guarda, ne metto un altro qua. No, ho sbagliato. Addirittura. C'è bisogno. Che professionals. Poi da lì magari saltiamo. Adesso vediamo. E tra l'altro avevo finito anche la malta, quindi va bene così. È lunga da costruire, sì, però vi dico, è appagante, devo fare una pisciata, arrivo subito. La verifica del disco, tra l'altro, è al 14 di 65. Ci metterà un bel po'. L'audio è finito ed è ricominciata una nuova canzone. Ah.
Se la prende comoda abbastanza. Che miseria. Beh, hai visto che lavoro? Che lavoro? Eh? Hai visto che lavoro? Questa roba qua. Mica te la fanno. Opla, eccolo là. No, ho sbagliato, voglio un'altra. Vai, qui. Via Femo. E mi sa che al prossimo giro non ce la facciamo mica più. E via di forati. Però scusami un secondo. Scusa, se io faccio un muro alla volta adesso, no? Se non mi conviene. Poi dopo lì ci sarà il collegamento con queste. Eccolo là. E qui adesso ci va questo. Stanno facendo i murari. Però loro non stanno simulando, lo stanno facendo per davvero. Ok. Sto a cercare punteggi. No, 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 Gabriel, fanno tutti così, saltano. Sono bravissimi, Infatti richiede una concentrazione incredibile questo tipo di mestiere. Boom. Vabbè, ma non è ignoranza. Cioè, è ignoranza. Però se non ti compete nel tuo mondo, nel tuo lavoro, chi se ne frega. È un'ignoranza innocua. Ecco. E va finito. Si fa il bagno open, naturalmente. Metti via, ho sbagliato. Legge non ammette ignoranza, vero? Ma è anche per questo motivo che tu non fai il muraro di mestiere. Quindi, tranqui. Non hai neanche un'agenzia di murari. Anche coop? Credo di sì. Ti ho fatto per caso mettere l'armatura dei pilastri nei solai? No. Solo malta e forati per adesso. Boh.
Poi abbiamo messo dei tramezzini. Adesso sto facendo l'Asterix e Obelix. Sono caduto. Testimoniamo noi, Gabriel. Sì, sì, ma l'ho visto io. Non ha mai messo mano alla cazzuola, Gabriel. Non si è mai permesso. Eccolo là. Musiche molto lounge, molto da muratura, no? Yeah. Vediamo se Sony ha fatto qualche notizia stamattina per contrastare la conferenza Microsoft. Grazie Ica per i 46 mesi. Sì. Più o meno. Il qualità di studio dipendente Kojima Production continuerà a lavorare per i nostri fan, esplorare varie possibilità con i giochi, film, musica attraverso piattaforme. Quindi continueranno a lavorare anche con Sony. Hanno dovuto... Non l'ha detto Sony, però ha detto così. Grazie Ica per i 46 mesi, ti ho già ringraziato, non importa. I 14 che fanno vedere, non ne ho idea. Molto contento di Microsoft, molto contento. Avevo le aspettative inesistenti. Infatti avevo già iniziato la live dicendo ah, adesso vediamo, non parlano di niente, sarà una conferenzucola. Invece... tanta bella roba, tanta bella concretezza. Era un paio d'anni che Microsoft non tirava fuori una conferenza così bella. C'è bisogno di specificarlo? Sì. Sì. Purtroppo, sì. Beh, oh. Se sarà buggato. C'è strano, mezz'ora che lo faccio. C'è bisogno, sì, hanno fatto più una petizione per far annullare la collab con Xbox, mamma mia. Però i fan Sony sono persone normali a modo. Ok, adesso ha funzionato. Forse non era proprio completo. Via. Sì, 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 veramente. Ragazzi, purtroppo i fanboy sono una brutta bestia, eh. Sono una brutta, brutta, brutta bestia. E che dobbiamo fare? Metro Shad, rieccoci. Appena se ne ha l'occasione, si rinnova subito. Grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. Come si è messo col counter? Dai, siamo ancora sopra le 3008. Riusciamo oggi... Anche oggi tre live, eh. Riusciamo ad arrivare alle 3009 oggi? Già il fatto che non ci sia stato un drop clamoroso, vabbè che quello bisognerà aspettare un mesetto, mi sa, mi sta rendendo quasi fiducioso. Grazie mille, Ferro! 45 come i litri di lacrime di gioia che ho versato per persona su Game Pass. Mamma mia. E i 45 minuti di risate che mi sono fatto per il trailer di Sigsong senza data. Olè. Olè. Grazie a Paguz per i 18 mesi.
perché rispondo. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Anko. Ma io non sono per niente d'accordo, Owens. Cioè, ripeto e lo ripeterò anche così, ma secondo me è un po' un po' sopravvalutato, ecco. Ottimo Metal Gear, già Death Stranding secondo me non so, Cioè, non è quel titolo che mi fa dire cazzo compro PlayStation. Ok, posso scazzolare. Quindi... boh, non so se Microsoft abbia fatto bene a collaborarci. Credo che lo abbia fatto solo perché è un nome importante e sa benissimo che il pubblico vuole il nome importante. Non credo che effettivamente... Poi vediamo che gioco sta facendo, vediamo tutto. È solo un mio pensiero. Già il fatto che solo ieri, ok? Ieri hanno detto... collaboreremo con Kojima. Sti cazzi? Cioè, su cosa? Cioè, cosa mi fai uscire? Collabori con Kojima? Va bene, avete messo su un progetto che prevede... lui, perché lui sa fare bene questo determinato tipo di gioco. O... cioè, ieri hanno sbandierato Kojima, giusto perché c'è Kojima, Però non è così che si lavora. E infatti, se devo dire, di tutta la conferenza Microsoft, quello credo sia il punto un po' più... un po' più così, che mi ha lasciato un po' l'amaro, perché... collaboreremo con Kojima. Ok, quindi che faccio? Adesso che so che collaborate, compro un'altra Xbox? Cioè, devo essere automaticamente contento per questa cosa? Non sei fan. Ma anche se fossi fan, sette di denari. Cioè, anche avessero collaborato, che cazzo ne so, con 2K o con altre compagnie, con From, di cui sono fan di From. Cioè, finché il gioco non esce, ma perché... cioè, io non posso essere contento. Cioè, è questo il problema del fandom. Perché sei contento perché due aziende collaborano senza aver visto il gioco? Metti che, anziché collaborare con Kojima, collaboravano con From, altra azienda che apprezzo tantissimo, mi piacciono i loro giochi. Ok? E finché non vedo il gioco? Bene. Bravi. Sti cazzi. Perché a me interessa il prodotto, non mi interessa che loro sono amici. Esatto, hanno detto collaboriamo e quell'altro ha detto grazie a Microsoft e alle sue tecnologie faremo una roba bella. Proprio consiglio d'amministrazione base per gli azionisti. Perché se ti piacciono i loro prodotti c'è una buona probabilità che esca bene. No, Gabriel, perché comunque Kojima ha dimostrato, nel bene o nel male, di diversificare il suo tipo di approccio alle cose. Magari From è più probabile che facesse una roba simile a cose che ha già fatto. Per quanto riguarda Kojima, no, ed è probabile che... cioè, se mi fa un altro Death Stranding, cioè col cazzo che sono contento io, mi cago il cazzo. Non sono contento per niente.
Potevano spendere i soldi in un'altra maniera. Poi non lo so, perché ovviamente finché non mettiamo mano su quello che ci viene proposto, non sappiamo niente, ovviamente. Tutto, stiamo parlando del nulla cosmico. Esattamente come essere contento perché Martin ha collaborato con From. Sì, abbiamo visto il risultato. Ti è piaciuto? Figa, ha fatto la solita cosa la Martin. Ha chiamato tutti i personaggi con lo stesso cazzo di nome, con la variabile di una lettera. Cioè, posso capire qualcosa io da una trama raccontata così? Bella roba. Adesso ne mettiamo le architravi. Dammi un attimo, Matteo. Un attimo. Vedi che sto ancora finendo di qua. Adesso finiamo, ci sono ancora dei forati da mettere. E poi mettiamo anche le architravi. Con calma si fa tutto. Vedi mo. Ci va anche un altro forato, però lo mettiamo dopo. Quante ne compriamo di architravi? 10. No, mi sa che sono troppe 10. Le persone rompono però per il remake di The Last of Us. Beh, rompo anch'io per il remake di The Last of Us, non tanto perché lo hanno fatto, ma per come è stato proposto, cioè... Benissimo il remake, benissimo che chi non ha mai giocato prima ci giochi. Fammi uno sconto in un qualche modo, se non se lo già lo possiedo. Prezzo pieno così su PC è un po' da stronzo. Perché? Cosa vuoi? Non ti do niente, non ti do. Animale da diarrea. Come? No, se gli do da mangiare sì. Great job. Vai lì. No, allora, il gioco è valido oggi come lo era un tempo, eh? Quindi vale comunque anche il prezzo pieno, se vogliamo. È completamente... No, basta, solo uno. Poi dopo vediamo stasera. Adesso vai fuori, per favore. Dai, agevolati. Agevolati. Bravo. Per me è veramente fuori prezzo. È giusto perché Sony che vuole fare Sony e monetizzare all'infinito. Fammi uno sconto se l'ho già comprato. O se su PC ci sta a avere un prezzo più alto. Cioè più alto, però mi fai un 60 euro su PC, un 70 euro. Un 60-70 euro su PlayStation 5. Non mi fai un prezzo pieno così. Poi parliamo di Nintendo che non deprezza mai, però cazzo, questo qui ho capito che c'è stato un lavoro dietro, tutto quello che volete, però a prezzo pieno mi sembra un po' eccessivo. Tanto vende, quindi a posto. Ecco. Non sto dicendo che il gioco non valga, ci mancherebbe. Cioè, vale anche il prezzo pieno per uno che non lo ha mai giocato. Però... Capisco da Play 4 a Play 5, ma da PlayStation a PC cambi piattaforma, è letteralmente un altro gioco. Sì, infatti da PlayStation a PC ci sta a farlo pagare di più, come stavo dicendo, Gabriel. Però non vai sopra i 70 euro neanche lì. Prova.
Dovevo un lancio su PC quanto costava. Mi pare che anche quello prezzo pieno. Ma sì, ma perché loro vogliono rimonetizzare al 100% su tutto, anche se è roba vecchia. Oh. Che poi sono gli unici rimasti con questa vecchia mentalità qui. E qui ritorniamo al discorso, Sony non ha una direzione ben precisa ora come ora. Se non monetizzare il più possibile sull'utenza. Nintendo ha venduto la collection dei tre Mario a prezzo pieno per Nintendo senza nessuna miglioria. Questa è una cazzata, prima di tutto. Soprattutto per quanto riguarda nessuna miglioria. È stato migliorato il sistema un po' di tutti. Non al 100%, però sono state fatte delle migliorie, soprattutto in Mario Sunshine. E poi erano tre giochi. Veramente mi stai comparando quella roba lì a The Last of Us 1. Volendo lo puoi fare, però da una parte mi hanno dato tre giochi. Con anche delle migliorie. Certo, non hanno rifatto l'intero gioco in Unreal Engine 5. Però era Mario Sunshine, che sti cazzi. Quindi mi sta bene leggere critiche, tutto quello che volete, però almeno un po' di cognizione di causa. Collection degli Uncharted rimasterizzati 60-70 euro, l'accetto. Ma sì, va benissimo. Sì, che poi non ci sono neanche tutti. E quello è il problema di Uncharted su PC. Che non ci sono i primi. È inutile. Tutti e tre 60 frame. Sì, sì, ma le migliorie c'erano, di Mario. Poi, per carità, sono giochi di Mario. Non so che cosa vi aspettavate come migliorie. Per me, per quella collection lì, per giochi comunque storici, ci sta. Potevano venderla a meno? Quanto l'hanno venduta? 50? 60? Non mi ricordo la cifra. Cioè, sicuro non hanno venduto Mario 64 a prezzo pieno. E sì che sarebbe stato troppo. A 50 euro! No, qual è il prezzo ufficiale? Perché poi dopo se lo trovavi a 50 su Amazon, bene. Però il prezzo ufficiale era 60 euro, ok? Cioè, 60 euro, tre giochi storici. Ma infatti io non sono contro il pagare per rigiocare della Stovase, Dico che la cifra full price è fuori mercato. E per uno che ha già il gioco, andava fatto uno sconto importante. Fine. Cioè, se io l'ho già comprato su Play 3, su Play 4, me lo fai pagare meno. Voglio avere uno sconto importante. Se no mi stai prendendo per il culo e basta. €60, ok. Però vuoi un 60-70 euro su PC della Stovas 1 rifatto così? Sì, secondo me ci sta tranquillamente. Ok. È su console che non sta in cielo in terra, soprattutto se io ho già il gioco. E poi arriva, ma se l'hai già giocato, non ricomprarlo. Ok. Ma si trova ancora Manuels?
80 Warstig. This is horrible, buddy. I didn't know that. Ma fanno dei restock, perché cioè, in teoria Nintendo doveva aver smesso di venderla quella cosa, doveva essere limitata. Hanno ritrattato? Scusami, ma noi abbiamo tirato su questo muro. E che serve questa stanza? Dipingi muri e soffitti, va bene. Non sono buono, però. Ecco qua. Rosso. Come funziona? Contrassegni tiene un muro. Ok. Non devo ricaricare? Ah, ok, sì. Sono stanze del castigo. Ah, un muro alla volta posso fare, ok. Per di negozi privati che hanno più copie da vendere. Sì, sì, però Nintendo quindi ha smesso? Perché sennò... Cioè, io sarei contento se continuassero a rivendere quella collection lì. Per me è proprio da testi di cazzo non continuare a venderla. Perché è una roba straordinaria e non vedo perché limitarlo. È stata proprio una scelta scema. È proprio... Perché smettere di vendere una roba, tra l'altro, come Mario... Come si chiama il gioco? Bellissimo. Mario 99. Cioè, che cazzo di bellezza era? Questa scelta veramente di smettere di vendere le robe, che tristezza! Bello. Poi non ho messo Mario Galaxy 2, però lì va bene, erano i primi Mario 3D di ogni cosa. Ok, però non smettere di venderla, è bello, anche perché, cioè, sono giochi storici che vale la pena far giocare alla gente. Ma almeno in digitale, Gabriel, cioè vale la pena, le persone devono giocare i platform, perché poi arrivano... E quando sto giocando un gioco... Ah, bello sto Fall Guys. La gente ha bisogno di imparare... Di avere un po' di conoscenza videoludica. Perché... Vengono dette talmente tante puttanate che veramente... Mi fa piangere. Proprio che Mario Galaxy 2 lo stanno facendo standalone. Però sarebbe strano, solo il 2. È stato apprezzato molto di più il primo, eh. Non è più giocabile anche se installato sulla console. Ah no, Super Mario Bros. 35 dici. Ok. Non è la collection, Ricky. Perché è diventato grigio? Sì, era limitata la collection, Ricky. Grazie, Matt, per i 22 mesi. Oh, ragazzi, sono matto? Non volevo cambiare il colore, comunque. La collection era limitata. Vabbè, bianco. Quell'anniversario di Mario, sì, il trittico, i tre giochi, Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy, era limitata quella roba lì. Grazie Karateka per le 5 sub. La 3D All Stars è limited, quella roba lì. E ho capito che è in vendita su Amazon, perché probabilmente hanno delle copie invendute, però loro hanno annunciato che era limitata quella roba là. E
E per me è assurda questa cosa qua, è assurda. Anche perché sono talmente tanto belli. Riccardo, dai una cospicua macchina. Non ne producono più coppe nuove, quindi stanno venendo degli invenduti. Io vi dico, ragazzi, approfittatene prima che non se ne trovi più, perché neanche in digitale la vendono più. Riccardo, dai una costruita, poi fortunatamente magari ne hanno fatte un miliardo di copie e le stanno ancora vendendo. Però veramente, prima che finiscano, dateci dentro, tigri. La gente manca tantissima cultura del mondo videogioco. Basta vedere quando si parla del gioco popular del momento, che è solo popular. Stasera, Karateka, stasera. Io scatti non ne ho avuti. Verifica 22 di 65. Sì, poi ci saranno sicuramente l'usato, per carità di Dio, ci sarà tutto quello che volete. Super Mario Stars è stato reso disponibile per un periodo limitato in occasione del 35esimo anniversario. Chiunque abbia acquistato la versione digitale prima del 1 aprile potrà continuare a giocare. Vedi? È ok. La versione scheda rimarrà disponibile per i rivenditori fino ad esaurimento scorte. Vedi? È una merda il fatto che ti mandi il menu principale ogni volta. Ma non gira benissimo. Addirittura. Ma cos'è, cemento o marmo questo? Sembra marmo. Aspettate che per la live dopo. Ok. Ecco il fritto che arriva. Gatto dissa. Chi, cosa, quando? Non iniziamo. Che faccio? Realizza tutti i pavimenti della casa utilizzando il modello pavimenti. E come si fa? Ufficio decorazione e illuminazione. Non so dove mettere le mani. Ah, è questo qua. Ok. Vai. Facilissimo. Posizionare il parquet. No. Scusami. Ah. Anche attraverso i muri, ma è straordinario. Guarda qui che lucidatura. Sopra però mettiamolo un po' più scuro. Ma sta stronzata che non posso aprire le porte senza la manina mi fa cagare. Ok, basta, non ho finito. Devo fare anche il terrazzo. Se devo fare il terrazzo come... Ah. Terribile questo. Terrazzo con legno? Vabbè, dai. Completamente
completamente inutile sta questa. Prima di Query è partito molto bene, poi dopo si è un po' stabilizzato verso... come si chiama? Until Dawn. Vediamo come procede. Vediamo come procede sicuramente. Stasera, ore 20. Ah, la 500 di Lupin. Our new client wants a construction built from scratch. Not exactly from scratch. The foundation and concrete screen is already laid. However, you need to make the rest. You should be pretty excited, right? Then we should hurry up. Malta. Non ho mai giocato Visage. Una macchina vecchia così, ma elettrica. E c'è quella che ha fatto la Citroën, mi pare. Quella fatta tutta in plastica. Che costa un cazzo, no? Poi per carità, non ha infotainment, non ha niente. Però è interessante. Ami si chiama? Fammi vedere. Quella. La Citroën Ami. Quanto viene? Vediamo. Acquista. €84 al mese. Sì, però per quanto? Si sa, non me lo vuole dire. Ma perché mi dici la cifra? Acquisto immediato, ecco qua, no? Leasing. €6.000. La versione base. Poi per carità, non ha l'aria condizionata, non ha niente, però... Cioè, è uno scooter, è meglio di uno scooter, ma è una macchinetta. Quella che sembra una 500 ma riuscita, sì. Top di gamma arriva a 8.600. Porca vacca. Esatto, non è un'automobile, è un quadriciclo leggero. È come uno scooter, però più safe perché è una macchina. Trovi parcheggio, comoda. Un bidone di rimondizia per €6.000. Va bene. Tu, Nick, che macchine straordinarie conosci a questa cifra elettriche che ti danno quello che ti offre lei? Vai, parti con l'elenco. Perché ci sta, il design fa cagare. Ha poche funzioni, ha poco di tutto, però costa poco. È full elettrica, è piccola, è pratica e hanno abbattuto i costi ovunque. Mi do una brutta impressione per una macchina da €6.000. È una macchina che costa €6.000. Ma non ho girato il coso. Devo girare prima, hai ragione. Credo si possa guidare anche senza la patente B, sì. Però per gli spostamenti in città, da pochi chilometri, credo che sia una roba eccezionale. No, non ha fatto del tutto. 300 km di autonomia. E puoi usarlo da 14 anni. Cioè, io personalmente, mio figlio, mia figlia, la mia prole, insomma, preferirei che vada in giro con quel trabiccolo lì piuttosto che in scooter, al 100%. E che devo fare? Ho fatto la malta, poi? Spalla la malta per inserire i mattoni forati. Ah, la devo scazzolare.
Non pensavo. No. Ah, qua! Ma porca puttana, non avevo mica capito. Costa meno della Vespa elettrica. Pensa addirittura. Non so cosa sto costruendo, non ho fatto attenzione. L'eventuale figlio non gli farei guidare nulla per i 18 anni. Vabbè, cioè, comunque il ragazzino un po' di autonomia gliela dà, insomma. Difficile non fargli guidare niente. È che a me le moto fanno una paura fottuta. Sono pericolosissime. Lì c'ha quattro ruote, non si ribalta manco volendo. Ten Byte, grazie mille per la sub. Questa è casa mia, entra. Ci sono le biciclette. Vero, verissimo. In quell'ottica sono anche d'accordo. È difficile, però sono d'accordo. Io infatti non ho mai... Io sono sempre andato via in bicicletta. Dipende da varie cose, da varie... Però era un esempio. Preferisco questo tipo di trabiccolo rispetto ad una... Ad una moto. Si ribaltano e come? Sì, ho capito, però vuoi mettere con una moto? Cioè, che cosa devi fare? Per me è un'ottima idea. Ma non solo per il ragazzino, cioè è una buona idea anche in città, spendi poco, la macchina la usi poco, va bene, ha cosa, 300 km d'autonomia, ti fai quei giri che devi fare, in estate sarà un po' un incubo perché non c'è l'aria condizionata, però è elettrica, consuma poco, la usi poco, arrivederci. O siete tutti i paladini dei mezzi di Milano? Ah, 75 km di autonomia, ok. 75 km. Perché ho scritto 300 prima? Che comunque anche 75 non è poco. E poi l'hanno detto prima, scusate. Letteralmente solo per le città, certo. Certo, assolutamente. Vuoi fare la spesa? Vai a fare la spesa senza avere uno scooter né quant'altro. Cioè, tranquillamente. 75 km in città è tantissimo. A volte fai prima usare i mezzi pubblici a Milano piuttosto che l'auto. È vero, ma per quanto mi riguarda... Il mezzo pubblico è veramente una limitazione devastante. Anche a Milano. Infatti, le ultime volte che sono stato in fiera, voi siete persone meravigliose, mi avete portato regali e cose. Cioè, col cazzo che vado con le sportine in metro, stipato con altri 1000 nerd come me puzzolenti in metro. Salgo in macchina... Metto la roba in bagagliaio e ho l'aria condizionata. Grazie a Petovix per i 9 mesi. In quel caso non avrei l'aria condizionata, però mi siedo in macchina e sono per i cazzi miei. E nessuno mi ascolta. Spendere 40 minuti per trovare parcheggio. Dipende dove vai. Grossi problemi di parcheggio in realtà, soprattutto per le... Per le fiere non ho mai avuto problemi. Sono degli stadi. Parcheggio ce l'hanno. E Q c'era. Baby, gatto, a breve inizia il mutuo. Saperlo che ne costruire così bene avrei chiesto a lei, visto? Grazie mille. Dipende dalla città, ovviamente. Dipende anche da quanto vuoi vicino al parcheggio, da mille cose. Volendo ti fai due passi. O paghi. Cioè le soluzioni ci sono. Mezzo pubblico, mai. Paladin, buon 18° mesiversario, grazie mille.
Per me avere la tua macchina è proprio... Dobbiamo incontrarci da qualche parte? Io arrivo in macchina da qualche parte. L'amico o l'amica che deve venire in treno, Roby, deve prendere 6 treni, 7 taxi, un rickshaw, un cammello e finalmente è arrivata dove deve arrivare. Zandra Massa, signor Gatto, sono 22, un saluto moderato che l'affa padana non scherza, le zanzare ascoltano. Grazie mille. No, si pronuncia Alco. E puoi camminare perché la fermata è lontana, ovviamente. Con i bagagli. Poi il treno ritarda. Ma vai, il treno non ritarda mai. Perfetti i treni. Mai un problema con i treni, vero? Tra l'altro è sempre comodo, no? Viaggiare in treno con le valigie, le cose. Mi ricordo proprio una cosa pratica da fare. Il treno arriva sempre in orario, non è scomodo portare la valigia all'interno del treno. La metti nel posto perché trovi sempre posto per le valigie, c'è sempre spazio, nessuno che spintona, nessuno... Vero sì? Questo e questo. Gabriel, sì. Non è colpa del treno, ma delle persone che ci sono, quindi le dovrai mettere in conto. Perché qui no? Ah, ci sarà una bella finestrella. Che c'è fuori un video di lui che si lamenta di guidare? Io che mi lamento di guidare? Ah, guidare a Milano. No, no, allora, guidare a Milano è un incubo. Non ritratto su questa cosa, assolutamente. Guidare a Milano è un cazzo di incubo. Preferisco vivere quell'incubo rispetto al mezzo pubblico. Ve lo sottolineo. Ve lo posso firmare, se volete. Sì, sì, sì. Sì, 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 assolutamente. Però anche lì, esattamente come il mezzo pubblico, è colpa delle persone. È colpa delle persone, non... È la stessa cosa. Però tra le due la comodità della macchina è indubbia. Non ritratto. Così brutto guidare a Milano? Sì, perché purtroppo l'autista medio è una testa di cazzo. In generale, non a Milano. A Milano hanno ancora più fretta, sanno già dove devono andare e guidano come dei cani. Viene a Roma, ma immagino. Più gente c'è, peggio è la situazione. Poi intanto a Milano la viabilità non è che sia proprio chiarissima. Ho sbagliato tasto. Milano si deve fatturare. Sì, sì, ma ne sono consapevole. Grazie a cazzo che la macchina è più comoda, ma dobbiamo considerare anche i costi e l'inquinamento. Ed è per questo, Gabriel, che avevo proposto appunto la macchinina, quella lì elettrica, da città. Ed è nato da lì il discorso. Stavo proponendo alternative più interessanti. Ma infatti l'ho detto, io appena riesco prossimamente vado su un acquisto di un elettrico. C'è anche lo smaltimento delle batterie, esatto, è lì tutto un discorso che solo il tempo ci darà la soluzione, purtroppo.
la tecnologia ci sta lavorando, stiamo aspettando migliorie a riguardo. Io sono assolutamente pro elettrico, ma al 100%. Attualmente magari è un po' difficile trovare, non lo so, l'acquisto di una macchina elettrica oggi che magari non è ancora il momento. L'ibrido, leggevo un articolo che non conviene poi neanche tantissimo, perché comunque tutti i scarrozzi, due motori, il consumo, la dimensione, quindi non lo so. Più piste ciclabili, sono d'accordissimo qui. Più piste ciclabili, più micromobilità con il monopattino elettrico. Anche quelle cose lì, secondo me, sono essenziali. Tantissimo, tantissimo. Mamma mia, che profumi. Non è solo questione ecologica, ma anche di indipendenza energetica. Ora siamo ancora sul cubi del gas e del petrolio. Eh sì. Discorso che si faceva prima. Tabitka, piste ciclabili per tutti. Quello sarebbe bello. Sarebbe molto bello avere molte più piste ciclabili. Però anche la bicicletta ha i suoi limiti comunque. Far la spesa in bici lo fai, però cazzo. È vero, Gabriel. Te l'avevo detto. Monopattino elettrico, però anche lì è pericolosissimo. Serve un posto, come Dio comanda, per andarci. Se lunga a casa passa la paura. Vabbè, però anche lì sta ad ognuno. Cioè, fare la spesa online, non lo so. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Ma poi non solo. Cioè, anche uscire di casa ogni tanto. E lo sto dicendo io. Perché cambio di essere lunga non inquina? Beh, vabbè, se tutti fanno la spesa da casa, se il camion fa un giro per tutti, credo che comunque da qualche parte ci sia una diminuzione del polluting. No, lo fresh adesso l'abbiamo bloccato perché stiamo cercando di dimagrire, quindi... Nonostante l'esperienza sia stata ottima, a parte l'ultima che purtroppo... Allora, ho saltato una settimana per via del dente e l'ho riattivato la settimana dopo e adesso l'abbiamo fermato. Qual è il problema? Che non abbiamo selezionato le cene, mi è arrivata la roba con l'anduia. No gatto, letteralmente anche Amazon ha messo avvisi, andate a prenderli voi i punti di ritiro così i camion girano meno per i resi. Ok, quindi un camion che consegna a tutti comunque inquina più rispetto a ognuno che si va a fare la spesa per i cazzi propri? Vabbè, ma Rampage, ma che discorso del cazzo stai facendo? Perdonami. Cioè, stiamo cercando di trovare soluzioni o comunque fare dei discorsi. Che discorso è? Cioè, lo scopo è diminuire il più possibile le emissioni. Se diciamo sti cazzi, allora la soluzione non esiste. Com'è possibile che un camion inquini come 30 macchine? È quello che sto dicendo, cioè, mi sembra strano. C'è un camion che consegna a tutti, consuma di più di ogni macchina che va a farsi la spesa. Questo mi suona strano, devo dirvi. Ma non puoi azzerare, puoi limitare solo. Va bene, quindi? Cosa fai? Non provi comunque a limitare?
Cioè, la tua idea è sti cazzi? Non puoi azzerare. È un inizio comunque. Cioè, finché la mentalità è vabbè, tanto non si può fare niente, allora non si fa mai niente. Cammino sta in giro 8 ore. Però consegna a tutti quanti. Ci sono meno macchine in giro. Non lo so, non lo so se un camion consuma più di tanti cristiani che vanno in giro. Ma infatti stiamo discutendo su questo. Il camion dell'Esselunga inquina. E il discorso è: inquina più il camion dell'Esselunga che consegna a tutti. A tutti, però attenzione, perché è ovvio che consuma di più se consegna poco. Ma se consegnasse a tutti, inquinerebbe di più o di meno rispetto a tutti? Secondo me meno. Cioè, secondo me è un camion che va da tutti ed evita che ognuno prenda la propria macchina, consuma meno. Si consuma, non consumo. Parlavo di inquinamento, scusatemi. Pollula. Poi dipende anche dal camion, da quanto è recente il camion. Che si spera che venga anche aggiornato il camion. Cioè, dovrebbe essere che ognuno fa la spesa da cassa. E allora lì sì che le cose cambierebbero. Aspetta che devo acquistare. 3? Fatto bene? No, bastava 2. È meglio far girare un camion per 10 famiglie oppure 10 macchine diverse? Non lo so. Poi bisogna vedere. Magari uno non va a fare la spesa ma va da altre parti, quindi cambia poco la situazione. Ma se ognuno fa la spesa a casa non siamo più in supermercati, no? Eh sì. Ma arriverà il momento in cui non si uscirà più di casa. La roba arriva dai supermercati, sì, però se iniziamo a non andarci più... Non ci saranno più dei supermercati, ma ci saranno dei magazzini. Alla Amazon proprio. Capito? Slack, buongiorno gatto, potrebbe farmi un bocca al lupo per l'esito del colloquio di lavoro? Tantissimi auguri e grazie mille. Il cambiamento è un pro e un contro, eh sì. Ah sì, mi ricordo. Però i supermercati vendono anche per il fattore questo non mi serve ma mi attira, come Amazon. Un bel po' come Amazon. Il supermercato funziona di più perché sei già lì, però anche la facilità d'acquisto su Amazon non è da sottovalutare. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Anco. Sospiri, siamo a 22, passato per un saluto all'Appio e tornare a lavorare. Buon lavoro e grazie mille. Amazon funziona meno di supermercati. Guarda, potessi fare la spesa da Amazon, probabilmente la farei più spesso anche io da lì, perché il modo di Amazon è molto migliore rispetto a tutti gli altri. Cioè, fare acquisti, adesso noi non abbiamo l'Esselunga, quindi non vi so dire, però comprare online da quei siti che sembra quasi che mi stiano per rubare il portafogli o i dati, fa veramente schifo. Giorgia, siamo 12 mesi, sei primo di 3, anche a lei, grazie mille. Ecco qua. I
In America puoi fare, sì, in alcuni posti puoi fare la spesa su Amazon, ma anche a Milano, mi pare, Torino, c'è Amazon Fresh. Per la frutta e la verdura. Che poi alcuni siti fanno proprio cagare, ripeto. Per la spesa online. Non c'è l'Esselunga? No. L'Esselunga credo che sia a Milano. Poi dov'è che è l'Esselunga? Forse a Torino? C'è a Bologna? Anche io preferisco farla di persona, Q. Anche io. Anche per il fattore proprio uscire di casa. A Verona c'è. Sì, perché è più vicino a Milano, probabilmente. Più vicino al centro l'Esselunga, non lo so. Da noi c'è la Lì, che credo sia il miglior supermercato, o almeno è quello che per mia esperienza mi ha dato più carne buona, verdura buona. Non è comodissimo per me. Era più comodo a Padova perché i miei ce l'hanno dietro casa. Poi vabbè, c'è il Conad, c'è il Despar. Il Despar è ottimo perché ci trovi di tutto. Però per quanto riguarda la carne, frutta e verdura buona, la Lì è imbattibile. Sì, sì, il Despar c'è tanta varietà al Despar. Cioè, trovi tutto. Trovi veramente tutto. Ecco, la Coop ne aveva aperto uno, mi pare due a Padova. Poi ce n'era uno alla Nave de Vetro. De Vero, scusate, ho sbagliato. Uno alla Nave de Vero, però in generale la Coop, per mia esperienza dico, tante belle cosine, perché era figo anche il fatto che ti potevi fare la spesa, no, da solo e pagare, arrivare e pagare direttamente. Però poca varietà di roba. E prezzi importanti. Ma soprattutto poca varietà. Parlo soprattutto di quello della Nave de Vero. Poca varietà per quanto riguarda i prodotti. Che è importante per un supermercato. Quattro mi bastava, no? No, di più. Altri due. Olè. Porte e finestre. Scusa, ma la casetta qui in mezzo al cazzo? Ma che idea di merda è? Ma sarà una rimessa di qualcosa. Ah, vuole una finestra e una porta. È proprio brutto mettere una roba qua. Ci ha rovinato una cittadina? Vabbè. Una casa in mezzo a una piazza, sì. Qui c'è per il cane. Abusivissima. Cazzo, sì. Che poi casa, infatti. 30 di 65. Quindi nel frattempo sta lavorando il nostro hard disk esterno per controllare se funziona tutto per bene. Madonna, cioè, sarà un'ora che lavora o di più? Grazie Karateka per la sub regalata. Quasi due, è vero? Che ci siamo con il camperone.
Allora, ve lo dico già adesso, che così a scanso di equivoci non ci saranno cose. La live di oggi sarà strutturata così, quella di oggi pomeriggio. Partiamo entrambi alle 2, io e Karim. La prima ora la facciamo separata e giocheremo con il nostro club, quindi ognuno con la propria community, con il club. Ok? La seconda ora giocheremo io contro Karim. Ok? Sarà questo. Boom. Il tetto. Super spiovente lo voglio. Io ce l'ho il club, naturalmente. Poi vi do tutte le informazioni del caso. Kairis, non ero ancora subbato al gattone nazionale, ma è gravissimo, grazie mille. Ok. Grazie a Soul Psycho per i 27 mesi. Giocheremo a Mario Strikers. Infatti questo mi ha ricordato che devo ancora mandare la storia. Ho preso 100 cose, ma me ne servono 6. Ci divertiremo oggi, ci divertiremo. Ostia. Se la son pensata. Vi siete chiusi fuori. Vi siete chiusi fuori. Ma non credo. Cioè, per me sarà una bella sfida, perché comunque ci sta giocando Karim. Ha detto che me lo diceva ieri, poi ero in conferenza e non ho approfondito troppo. Però si sta comunque allenando. Secondo me ci sarà sfida oggi. Ovviamente queste cose le sto dicendo per sportività, eh. Che schifo. Fa veramente schifo. Cioè, guarda qua che situazione veramente del fallo. Boh. Vabbè, fermiamoci tanto. Great job. Grazie. Stasera cuori, assolutamente sì. Gioriva, evviva Naus! Evviva Naus? Grazie per 52 mesi. Ah, c'è live train, dai, sto qui per il treno, sto qui per il treno. Finché non finisce il treno sto in live. Che ora partiamo alle 2? Partiamo alle 2 oggi. Sì, partiamo allo stesso orario di Karim, giochiamo un'ora al club e poi dopo io contro Karim. È tardi, mangia prima. Ma ci mancherebbe Tavitka. Rinnovate per il treno oppure no, che così chiudo la live. La cosa del club non l'ho capita bene. Praticamente ognuno crea il proprio club, ci mette dentro un personaggio e usa i personaggi del club per giocare online, i personaggi degli altri. E niente, più partite si vince, più il club sale di livello, credo funzioni così. Avrei una possibilità di batterti, non so se si gioca contro.
tra membri del club. Questa cosa non l'ho capita, devo essere sincero, devo approfondire. E vedi, nel club si gioca insieme contro altri club. Se volete vi faccio già vedere magari come si entra nel club, che così magari è una roba fatta. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Eccola. Cambiare il titolo del gioco, figurati. Ok, gestione del club, eccolo qua. Grazie a Lady Croft, si prova ad arrivare a 3009 sub, grazie mille. Sarebbe bellissimo. Rinnovate. Allora, siamo 16 di 20. Ma al massimo è 20? Ah. Non ho cambiato Mario del club. Infatti volevo cambiarlo. Il mio striker, eccolo qua. Cambio personaggio. Metto Mario. No, cambio personaggio. Sì, ma volevo l'altro Mario. Come faccio? Come faccio a mettere l'altro? No? Equipaggiamento, non lo vedo, è per quello che vi chiedo. Cioè, il mio codice club conferma, ruota personaggio guida. Ah, indietro? Ah, da qua! Ma porca miseria! Ah, ho capito, ho capito. Ok. Non me lo metto un po' più figo nel tiro. Un po' più forte. Va bene questo invece, guarda. Mario Samurai. Non è il massimo nel passaggio. Vabbè, sti cazzi. Ah, eccolo lì, eccolo lì. Numero di maglia? Lo zero. E cosa metto? Il 5. Poi c'è il mio codice del club che è 7K4NHND. Per chi fosse interessato, ma a quanto pare ci sono pochissimi posti. Sim Building Simulator, cambia la categoria. Non è cambiato? No, non è vero. È giusto. Mi dispiace che sia così stretto. Cioè, ci sono 4 posti comunque. Completo il counter, ma l'ho detto a voce. Vabbè, ve lo ridico dopo con calma. Sento anche profumo di minestra, tra l'altro. Great job. Grazie. Come siamo messi qui con i Joy-Con? Sono carichi? Immagino di sì, però controllo. Tutto carico, tutto perfetto, tutto prontissimo. E nel disco dei sub, naturalmente, sì, anche lì lo trovate. Va bene, allora, noi ci vediamo tra 2 ore, ok, virale di Thermos.
Grazie a tutti per la compagnia, per le sub, le resub e la bellezza che siete. E ai termosi diciamo buon lunedì, come ogni lunedì. Va bene? Buon pranzo e ci vediamo fra due ore qui. Con voi, sì, con voi, cazzi in culo.